al-Baghdadi sarebbe vivo, o almeno questo vuole dimostrare l'ISIL, che ha diffuso un audio di 17 minuti in cui a parlare sarebbe proprio il califfo. Al-Baghdadi tuona contro l'Occidente dopo le notizie mai confermate sulla sua morte o il suo ferimento durante un attacco aereo americano. Il califfo inneggia la battaglia sul terreno fino all'ultimo soldato. Presto gli ebrei e i crociati saranno costretti a scendere in campo e a inviare le loro truppe verso la morte e la distruzione, con la volontà di Allah, dice al-Baghdadi, che parla del fallimento della campagna militare a guida statunitense. Obama ha annunciato l'invio di altri 1.500 soldati sostenendo che sono solo consiglieri, ma gli attacchi aerei e i bombardamenti giorno e notte contro l'ISIL non hanno impedito né indebolito la nostra avanzata, dice ancora il capo dell'ISIL. I militanti del sedicente Stato Islamico controllano vaste aree dell'Iraq e della Siria. La campagna della coalizione americana è stata avviata lo scorso 8 agosto contro obiettivi dell'ISIL in Iraq. Alla fine di settembre i bombardamenti si sono estesi anche alla Siria.